Buongiorno a tutti. Oggi una ricetta riciclosa, risparmiosa, recuperosa, ma non per questo meno gustosa e piacevolissima. Allora, premessa. L'altro giorno ho fatto delle lasagne, non avevo tempo di tirare la sfoglia purtroppo, e per cui ho comprato della sfoglia già pronta. In commercio ce ne sono di ottime, da quelle di marca a quelle anche di linee dei vari supermercati, che devo dire con determinate prove ho individuato quella corretta, che sta assolutamente al pari delle grandi marche, costando esattamente la metà. Ne ho presa un po' più di quanto ne avessi avuto bisogno, pertanto mi è avanzata della sfoglia, dei fogli di sfoglia da lasagna. A questo punto ho pensato, li tengo qua per la prossima volta. Scadono al 13 gennaio, non c'è nessun problema. Poi ieri ho fatto il risotto allo zafferano e mi è avanzato un po' di brodo. Inoltre io conservo sempre le croste di parmigiano in congelatore pronte all'utilizzo. E allora mi sono detto, perché non unire queste tre cose per preparare un piatto delizioso? I ritagli di sfoglia in brodo con le croste di parmigiano. Possiamo chiamarla minestra di recupero, chiamiamola come vogliamo. Ovviamente si può fare anche con della semplicissima pastina all'uovo o di grano duro, come piace, ma io in questo caso andavo a recuperare il brodo buono, perfetto, a recuperare questa sfoglia avanzata e utilizzare le croste di parmigiano che tengo sempre in congelatore. Per cui, come la chiamiamo? La chiameremo minestra alla tabu. Bene, vediamo gli ingredienti di questa minestra alla tabu. Partiamo allora dalle sfoglie avanzate, che chiaramente non utilizzeremo così, ma taglieremo opportunamente, brodo, che porteremo ad ebollizione, e croste di parmigiano. Le croste di parmigiano si trovano anche confezionate nei supermercati. Io ogni volta che compro il parmigiano che lo grattugio, le faccio a pezzetti, le metto in un bel sacchetto sottovuoto e le tengo in congelatore pronte all'uso. Se sapeste che bontà che sono messe dentro al risotto o anche in una semplice pastina, come faremo oggi? Allora, cominciamo col tagliare a pezzetti le sfoglie. Nel mentre in cui si va a tagliare la sfoglia utilizzando l'apposito temperino piccino piccino picciò, ho messo a bollire il brodo, cosa fondamentale, il brodo deve essere chiaramente bollente, per cui andiamo a tagliare per bene le sfoglie. Allora, per tagliare le sfoglie ne mettiamo tutte quante per bene una sopra l'altra e possiamo tagliarle come ci pare e piace. Allora, le possiamo fare a striscioline, le possiamo fare a quadretti, le possiamo fare a rombi, le possiamo fare a losanghe, nel modo che più ci pare e piace. Paolo, cosa preferisci tu? Come le facciamo? Losanghe. A losanghe, va bene. Allora, per farle a losanghe andiamo a questo punto in questo modo. Eccolo, per fare delle... Eccole qua, le tagliamo per il lungo e poi le taglieremo a losanghe così, in modo tale che avremo, vedete, delle piccole losanghe da poter inserire nella nostra minestra alla tavola. Procediamo ancora in questo modo fino a terminare di tagliare tutte quante le sfoglie. Brodo bello bollente, eccolo qua, ecco qui abbiamo il nostro bel brodo perfettamente pronto. Adesso andiamo a calare tutte le losanghe di pasta che abbiamo preparato, ecco qua, tutte per bene, e andiamo a mettere direttamente anche i quadretti, le crostine di parmigiano. Allora, ho dovuto sottrarle all'istinto predatorio di Paolo, che voleva mangiarsele tutte. Allora, calate anche le crostine di parmigiano. Adesso prendiamo un bel cucchiaio di legno, così non abbassiamo la temperatura rispetto ad uno di metallo,
e facciamo cuocere per bene tutto quanto assieme. Ci metterà poco chiaramente a cuocere, perché queste losanghine di pasta ci mettono decisamente poco, pasta all'uovo, per cui ci mette decisamente poco. Ad ogni modo proseguiamo fino a quando riprenderà bollore, poi cuocerà 3 minuti più o meno, 3-4 minuti. Il brodo ha ripreso per bene il bollore, facciamo cuocere per 2-3 minuti assaggiando poi anche la consistenza delle losanghe di pasta, se la vogliamo un pochino più morbida o la vogliamo più nervosa, a seconda calcoliamo il tempo e poi lo serviremo in tavola. Ecco qua, minestrina alla tavola pronta, caldissima, le losanghe sono perfettamente cotte, le crostine di formaggio ci stanno proprio bene, le andiamo a servire mettendo la giusta dose di brodo, chiaramente, in funzione di quanto ne vogliamo, se vogliamo più o meno brodosa. Eccola qua, deve essere chiaramente una giusta ripartizione di pasta, una giusta ripartizione di brodo e di crostine di parmigiano. Eccoci qua. Ora, così è già perfetta di suo, ma volendo si può ulteriormente decorarla con del parmigiano grattugiato sopra. Ecco qua, del parmigiano grattugiato. Volendo, c'è a chi piace aggiungere del prezzemolo, ma io vi faccio vedere anche un'altra variante. Attenzione, e voilà, uovo, lo copriamo in modo tale che il vapore faccia in modo che l'uovo si cuocia, tra 2 minuti si scoperchia e si gusterà una meravigliosa minestra fatta con le losanghe di pasta all'uovo, le crostine di formaggio e un uovo crudo aperto sopra. Ci vediamo tra 2 minuti. Sono passati 2 minuti da quando abbiamo aggiunto l'uovo e coperto. Ecco qua. L'uovo si è rassodato a sufficienza per essere meravigliosamente mescolato all'interno della minestra, per essere disperso per bene con tutto il suo bianco che si rapprende ed il rosso. Ed ecco una meravigliosa minestrina di recuperone del tabo. Buon appetito a tutti!